E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel video Modern News settimanale. Siamo sotto le feste di Pasqua, tra un attimo ovviamente faccio gli auguri, intanto dico solo inizio con questa breve intro che il Modab quest'oggi direi che è ben fornito, quindi mettetevi comodi che ora noi si parte. E cari miei ragazzi, iniziamo il video ringraziando e salutando un po' di persone, in questo caso anche se ormai è sempre lunedì, però i miei pensieri ci siete, quindi buona Pasqua, ma soprattutto Pasquetta, oramai che si sta concludendo questi giorni di festività. Ma voglio ringraziare appunto chi si è abbonato, chi ha supportato il Nico e quindi vorrei ringraziare Niccolò Fabbri e Giulix95, ma anche chi è tornato, ovviamente come al solito. E ringrazio appunto Christian, Miroslav Turkan, Michele Scomparin e Gabriele Ansuini. Come al solito vi ricordo sempre che c'è tanto, diciamo, sul canale che vi aspetta, video, ovviamente le serie, la serie in Trentin che non si sa perché sta calando forse l'interesse, non lo so, e quindi sinceramente magari arriviamo all'episodio 200 e poi potremo anche chiuderla a questo punto se vedo che l'interesse è sempre quello, perché anche da parte mia farming sì, mi piace sempre, però per tante ragioni vedo che un po' anche il mio interesse sta calando, vedo che c'è poco interesse anche, diciamo, da gran parte del pubblico, interessato probabilmente ad altro, non so, ad altri giochi o ad altri contenuti, questo non so capirlo e se lo riuscissi, diciamo, a interpretare sarebbe meglio, ma così non è. Sono tante serie anche pubbliche, appunto la Land of Italy e la serie in Trentin, ma anche ovviamente quelle per abbonati, con la Sandra con calzini bucati e l'Alpino Forestale, nonché altre cosette particolari, ma chi c'è lo sa, chi non c'è probabilmente non sa cosa si perde. Ma comunque iniziamo con il video Modern News. E si parte come al solito dagli update, qua Lizard Calfats, l'abbiamo già visto anche in uno short. Ha aggiunto la possibilità di averli come decorazioni, ma sono molto più che decorazioni, sono delle piccole, diciamo, cuccette per vitelli. Ecco, abbiamo visto lo shorts proprio presentazione, che è molto importante perché se uno è interessato serve la mod specifica, però diciamo quella delle Enhanced Animals, però ci sta. Il caro amico Kalleruega Modding Design con i suoi Camara, oramai ce li sta proponendo da anni e tutte le volte sono bei mezzi, belli attrezzi, insomma, in questo caso sono tutta una sequenza di rimorchi in generale, in questo caso invece pianalone per balloni, che ovviamente qua è solo PC perché è marchiato, ma pensa sempre anche agli amici da console, non è marchiato ma è lo stesso modello, quindi ci siamo. Aspettando il suo Unimog, intanto ci ha fornito di questo Progator che non so in realtà se è per mercati specifici, però mi fido, spero insomma esista. Lizard, Masse Lizard, andiamo oltre. Vediamo il Krone GX 520 PC e console, un mega carro da carico perché insomma hanno tre assi, guardate ragazzi che è grande. E interessante qua l'opzione che come nella realtà si può anche, diciamo, caricare, poi non so in realtà poi a livello di gioco se effettivamente il nastro sotto il tappeto vi sposta i pallet e potete realmente sfruttarlo come una realtà, però intanto l'immagine c'è, probabilmente ce l'ha fatta, mi auguro che sia qualcosa di veritiero. Varie cosette self-made, sì, quindi un box autocostruito da Zavorra, perché Zavorra è proprio un box, poi potete metterci giù le taniche, PC e console. Andrei a vedere da JMZ queste catene e corde da, come dire, decorazione, perché sì, fa parte dei pesi, però voglio dire, pesano 20 o 60 kg, non è che sia una vera Zavorra perché fra un po' fate prima a mettere qualcuno qua in piedi e ok, ma vabbè. Farmer andrei, andrei dove non si sa, però un bel rimorchietto, sinceramente di quelli che, come dire, ce ne sono tanti di questa tipologia, però ci sta come attrezzo, fa piacere ritrovarlo PC e console. Questo qua è molto semplice, diciamo forse troppo addirittura, perché ho visto poi qua texture che da lontano sembrava più carina, però insomma per simulare vecchie
rimesse in lamiera ci sta. Red Phoenix che ci porta dei serbatoi, in realtà lì sono sotto la categoria Silos, però qua è per rifornimento, diciamo, di carburante, se mai vi dovesse servire. Questa è molto carina, molto interessante, tra l'altro tiene 40 vacche, 80 maiali, 10 cavalli, e ricordo di aver letto la descrizione alcuni giorni fa ed è, cioè, non complicata, voglio dire, non è che sia complicata, però non è banale, cioè non è una casetta che la mettete lì e basta. È per PC e console, fa parte della categoria appunto stalle, però vi funziona da casa principale, silos, stalla, quindi attenzione, in una zona alpina ci sta veramente tutta. Solo PC vedo, non so se arriverà anche aggiornamento console, questa mappa con infiniti campi, con anche tante mod da scaricare in aggiunta. Vediamo 201 campi, quindi sì, ne abbiamo almeno 200 più uno. Dipende sempre, va a gusti, sembra molto carina, molto interessante, ovviamente bisogna provarla. Qua abbiamo praticamente una storage per sistemare e spostare le teste delle trebbie, eccetera. Potete, come dire, immagazzinarle, una sorta di magazzino, diciamo così. Non è la prima volta che lo si vede, probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Vari silos, la Feldrum del 22, vabbè. Questo Agran Design Austria, molto bravi, marchio Mützing, con tanto di umlaut, molto interessante, trincia stocchi qua, purtroppo lo vedo solo PC, magari arriverà la versione o Lizard, oppure chiedono la licenza, quindi mai perdere le speranze. Andrei un attimo a vedere Kissel, che vi ricordo è l'autore anche delle Enhanced Animal System, con queste stalle, diciamo, che si possono espandere, ma sono dei pascoli in pratica che potete decidere voi, vedete, date proprio a tappeto, potete decidere delle aree, quindi avete i vostri stampini, uno grande, uno più piccolo, e più, diciamo, riuscite a, come dire, prendere il perimetro dell'area, voi potete, vedete, avete il 5x5, 10x10, 5x25, insomma ci sono diverse zone. Poi da quello che vedo si possono sormontare, ammetto non l'ho provata, però ho già capito come funziona, immagino che sia così che dovete appunto selezionare, poi non è detto che dovete andare fino al perimetro, solo che appunto dove ci sarà quest'area significa che ci sarà il trigger di pascolo di animali, eccetera, quindi vale per tutti, quindi tanta tanta roba, purtroppo ovviamente solo PC. Case International Harvester, vedo un aratro da 2, 4, 6, 1, 7, forse bastava contare, non vedo quello dice, però 3,60 m larghezza di lavoro, un 7 vomeri se vi può interessare. Anche questo sempre da Kissel, praticamente avete, che va in combo, perdonate se non l'ho detto subito, però sono andato un po' in disordine, come al mio solito, no dai, e praticamente la parte di mangiatoie e beveratoi per la mod di prima, infatti mod richiesta quella di prima. Vabbè, vari aggiornamenti, io andrei un po' veloce, questa sia novità, ma secondo me era un aggiornamento, ma sottolineiamo Blauea con il suo Landini e Massive Ferguson, JMZ con diciamo rifornimento fertilizzante, eccetera, Carl Farms con lo Steiger, ma andrei a pagina 2. A pagina 2 troviamo la Mepro Z di JMZ, questa botte monoasse, però con l'asse importante, con la gommatura importante, scriptata per Manual System, attenzione. Poi, beh, Groundwater fa parte della categoria miscellaneous, ok, quindi praticamente avete che non è la prima che esce, perché di solito magari esce qualche mod che fa una cosa e poi una valanga di mod che seguono, probabilmente si copiano un po', questo non lo so, però non dovete più pensare alla distribuzione dell'acqua, sarà automatica. Poi andrei a vedere questo Enhanced Water, eccolo qua, che però è una cosa particolare, solo PC, vi dice praticamente che avete la possibilità di fertilizzare le vostre colture sfruttando l'acqua e non il fertilizzante, quindi attenzione che potrebbe essere interessante, non è la famosa irrigazione che stiamo aspettando da anni, però potrebbe essere comunque interessante. Qua aggiornamenti dei Twine Add-on e Wrap Add-on di Mod Passion, quindi le reti, i teli, eccetera, per tutte le imballatrici.
Agra Design Austria da sottolineare, Gemini Z da sottolineare, anche l'Euro Milk Scorpio. Questa lasciamo perdere, ve la cito tanto per far vedere che raccoglie di tutto, di più, insomma sono macchine che si sono inventati, saltiamole a pie pari, vari altri aggiornamenti e ci stanno. Interessante, ve l'ho portato in uno short, un pianale dei cari risicoltori pasti che è dedicato appunto a mezzi per la parte risaie e quindi ricordiamoci l'Italian Rice e ne parliamo. E quindi PC e console, Raba Steiger di AAA Modding che in questo caso probabilmente arriverà come Lizard, non lo so, però purtroppo per adesso è solo PC. AAA Modding, una garanzia e un Raba Steiger fa sempre comodo in Carriere dell'Est. Quindi tenetelo a mente. Questa ve l'avevo proposta mesi e mesi fa, il caro Peter H, che praticamente vi dà la possibilità, ed è un aggiornamento, di aggiungere un suono più realistico del motore e di tutto quello che ci sta dietro nella movimentazione delle teste, cigoli, tutto quanto, insomma, ferri che si muovono, ruote che girano, insomma, tutta la parte meccanica, vibrazioni varie. Forse quelle escluse voi che siete dietro la tastiera, però vi permette insomma di fare questo miglioramento del suono, quindi attenzione che è una mod da tenere sott'occhio, anche se purtroppo è solo PC come si sa. Vari altri aggiornamenti, anche la Mice Plus, ricordo sempre c'è un video spiegazione esclusivo per abbonati, per tutti tra l'altro. Poi stavo per dire tani che non sono tani, che sono serbatoi, anche se sembrano slitte visto da qua, però ci sta come cosa. JMZ che continua a portare questo Rollmaco, questo lo vedo anche per console, probabilmente ci sono aggiornamenti vari e comunque novità rispetto su questo marchio o aggiunte al pacchetto, adesso non ricordo esattamente. E potete aggiungere dei trigger PC e console, attenzione, vi dice avete degli edifici che non potete entrarci e sono lì quasi decorativi che non servono praticamente a nulla. Avete questo trigger, questa possibilità di, come dire, auto munirvi di trigger di carico e scarico nelle farm, quindi non serve l'edificio speciale, ma avete lo stampino come quello di prima dei pascoli, diciamo che qua vi create il trigger dove volete. Io l'ho già pensato, tipo, non so, in un paese lontanissimo per far strada volete uno scarico, vi create uno scarico nel tal posto, nella tal zona, vicino al tal campo, nella tal mappa che state giocando, quindi attenzione, attenzione. Varie mappe, queste devo dire la sincera verità, non le ho nemmeno viste, quindi le sto vedendo con voi in questo momento, molto direi spoglia, ma è così probabilmente anche l'idea, ci sta però non troppo. Harvest Valley mi dà da pensare che qua trebbiate tutto il giorno e sembrerebbe, la qualità sembra carina, anche se poi appunto diventa poco nulla di costruzioni, pochi campi, grandi squadrati, però potrebbe starci. Irrigazione anche qua, però sono decorazioni, mi fa mettere queste girandole in mezzo ai campi, anche per console, però non so quanto valga la pena sinceramente. Black Sheep Modding, questo Lizard spandi calce, probabilmente anche fertilizzante, immagino, però sì, fertilizer spreader, però secondo me spande anche calce, ma vabbè, anche sì, non lo vedo, ah sì, Orline, ok, perfetto, c'è tutto, però è Lizard, quindi capite che a me è un po', dico, sì dai. Questo Kamas è solo PC, ovviamente, Carriere Est Europa, io scaricherei se vi serve. Mappa Eldorado, però andiamo veramente in Sud America, sembra interessante, sembra carina, ripeto, deve piacere l'ambientazione, deve piacere la tipologia di agricoltura che c'è là, e poi avete, come dire, praticamente tutto il corredo, vado veloce, però vedete che qua è uscito tutto assieme, tutto il marchio Case International Harvester, seminatrici, piantatrici, a dir la verità, ecco, e non solo dedicate appunto al mercato brasiliano, ma in tutto ciò, vabbè, Universim Modding col Sopema, PC e console, abbiamo questi coltivatori, questa combo oserei dire molto interessante, ma volevo soffermarmi appunto su Custom Modding e Card Farm col Case International Harvester Steiger 715 4-track PC e console. Guardate che belva, ragazzi, per chi insomma è appassionato di trattori grandi, potenti, snodati, cingolati,
custom modding, insomma, è sempre una garanzia, quindi qua chiudo questa prima parte, ecco, di Modern News. Blog di Farming Simulator, è uscito Farming Simulator Kids, quindi ora disponibile Nintendo Switch, iPhone, iPad e dispositivi Android. Non mi soffermo molto perché, diciamo, per noi, nello specifico, non è cosa per noi, però fra i tanti che ci sono, mi stanno seguendo anche, diciamo, i più giovani o comunque adulti, diciamo, che magari, come dire, hanno figli e quindi possono essere magari anche interessati a un gioco che, ripeto, ovvio che se lo guardiamo da un certo punto di vista, a noi interessa che Giants vada avanti col nostro farming, con i nostri futuri, però ha investito, insomma, tempo e risorse anche in giochi, diciamo, educativi, che trovo che siano migliori di tanti altri giochi che vanno più di moda, eccetera, che però non sono il massimo, secondo me, per ovviamente una certa età. Quindi lo ricordo, al momento qua, ecco, proprio direttamente ci può interessare poco, ma alcuni magari un po' di più. Quindi questa è la notizia, diciamo, ecco, del giorno per il blog di Farming. Di nostro maggiore interesse invece la lista che vorrei farvi notare, non so se c'è ancora quel nome, quella riga che l'altro giorno non ho detto nulla e nessuno ha detto nulla, vedo ancora quei nomi lì che mi guardano: Mercedes-Benz MP3 e ok, ma soprattutto MB Truck Series. Non so se è un aggiornamento di Bremi o se è qualcos'altro di più importante, io ovviamente ci spero sempre. Poi c'è tanto, e come al solito vi ricordo che non è che se è tutto scritto PC poi non sarà per console, può essere che in un primo momento sia solo PC, però guardate anche la lista e console è ben fornita, quindi voglio dire, non è che non arrivi nulla, ve lo ricordo, siamo sempre circa a un 80% comodo di mod su ModHub che sono anche per console, quindi attenzione. E come al solito questa seconda parte la inizio con Edo, parlando della Deutschland Version, più che parlando, ammirando come al solito le immagini. Mi soffermo un attimo però, anche se non ho sotto mano l'immagine ad End of Italy, che è sempre richiestissima, mi viene detto quando esce a primavera, oramai ci siamo, però primavera vi ricordo, insomma, che è appena iniziata e dura, diciamo, a me risulta un 3 mesi, quindi non c'è una data. Dovrà uscire anche su console in questi giorni. La cosa che non capisco è che se io dico una cosa per 20 volte tanti ascoltano ma molti altri non ascoltano, magari arriva qualcuno che scrive una frase che ha interpretato male e poi viene presa per reale, viene presa per verità quella frase detta dal primo che arriva, e poi si generano delle fake news anche in questo ambito di farming, oltre che fake news su cose anche magari più importanti. Sì. Presentano appunto queste fake news su Farming, dopo devo arrivare con le smentite. Ho chiesto a Dedo, lui non ha detto che la Land of Italy non si farà per console, però tutte queste chiacchiere che vengono anche messe fuori, questa parte un po' stressante, li fanno passare la voglia sinceramente, e anche a me, però ci siamo capiti, quindi attenzione alle notizie da dove arrivano, questo dovrebbe valere sempre, ma vedo che bisogna ricordarlo. Peppe978 che ha mandato in testing il New Holland TK, quindi non so una data di uscita, dovreste saperlo a quest'ora, ed altri rulli che arriveranno, insomma, marchiati Lizard, se non erro, come, diciamo, omaggio ulteriore assieme al trattore cingolato. Insomma, so che tanti lo stanno aspettando, l'attesa, penso, insomma, sarà, come dire, ancora un po' breve, ma arriverà. SMI Modding Team che stipula, diciamo, una nuova collaborazione, quindi nuovi progetti con MG Parolin. Vi lascio ovviamente a voi l'onore e l'onere di andare a cercare, vabbè, magari tanti già lo conosceranno, o chi non li conosce ha il compito, diciamo, di cercare su Google nome azienda e vedere cosa fanno. Quindi intanto io vi lancio questa news, se non lo sapevate, e a voi l'onore, ripeto, di andare a vedere di cosa si tratta. E parliamo dell'Italian Rice, ragazzi, le cose sono tante da dire, la live è stata fatta, il caro Fabio mi ha informato su novità e non, con tanto di video e messaggi di aggiornamento. Le cose da sapere sono tante, però a me piace anche lasciare un po' che li scopriate da voi.
Le cose importanti da dire è che è stata rimandata a Modab, quindi arriverà un aggiornamento, a, diciamo a breve, ma a breve sempre considerando i tempi ovviamente di test del Modab. Ovviamente PC e console hanno sistemato un sacco di cose che sono state, come dire, riferite da voi barra noi giocatori, quindi vari fix, vari, scusate il gioco di parole, però ci stava, di alcune cose ovviamente importanti, critiche costruttive giustamente sono state ben accette, sono sempre ben accette da parte di tutti e sono stati sistemati. E poi ci sono state delle novità sul discorso produzioni e su tutta la catena del riso, marchi che su console arriveranno come, diciamo, nome di copertura, poi hanno detto anche chi vorrà mantenere il vero logo, basta un piccolo magheggio su Giant Editor, su una spunta e cambiate, quindi diciamo che non dovreste, ecco, avere nessun problema. Quindi la mappa, la famosa mappa appunto del riso, che è ancora più, come dire, ben sviluppata su Farming 22 per il discorso riso, per tutta la parte, proprio per tutta la filiera del riso, diciamo dall'inizio alla fine, quindi non ci resta che aspettare l'aggiornamento e poi via che si parte. E come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fei bravi, ci vediamo, si spera presto in un prossimo video, e anche se ovviamente è già quasi tutto passato, però vi faccio il rinnovo auguri di Pasqua e soprattutto, vabbè, Pasquetta oramai, perché il video è sempre di lunedì e la Pasqua ormai è andata. Ci vediamo presto, ciao a tutti ragazzi.